Buonasera dal torneo arcobaleno Super Catania Sepino di fronte in una partita con punti in palio pesantissimi, ma intanto vediamo le formazioni in campo. Sepino con Mangione tre pali, Mancuso, Vella e Moraci in difesa, Morgioni e Spano a sostegno di Vinci, Guerra, Finocchiaro e Bonnici pronti in panchina ad entrare. I Super Catania anche loro con la loro formazione tipo: Fogliano tre pali, Nicotra, Bischetto e Di Mauro in difesa, Spampinato e Ozzi a sostegno di Profumi, con Amore e Fabio in panchina pronti anche loro a scalpitare per punti, come detto prima, importantissimi in palio. Tre punti possono significare ancora la speranza per vincere il girone e soprattutto lasciare l'altra diretta concorrente dietro. Si inizia subito così, con questo erroraccio dei Super Catania in fase difensiva. Ne approfitta davvero dalla pace Morgioni, che non sbaglia e fa 1-0. E siamo al nono minuto. L'erroraccio dei Super Catania in avvio di partita è davvero imperdonabile. Da loro è difficile aspettarsi questi errori. Rivediamo comunque davvero l'erroraccio difensivo. E c'è un bravissimo Morgioni. Al settimo volano ancora gli Sepino. Grande azione, come sempre ben manovrata. Grande azione sulla fascia. Palla messa poi nell'angolo lontano da parte di Mancuso. Davvero eccezionale. E siamo al 19° minuto. È successo molto lotta al centrocampo, ma le azioni arrivano così. Grande azione, rivediamo dal replay da parte di Mancuso, che va via, poi la gran bordata ed è battuto Fogliano. La replica arriva solo nel finale, 24°, occasione per Nicotra che prova ad impostare, cerca la collaborazione di qualcuno, poi alla fine la palla arriva a Di Mauro. Gioco lento, però bel fraseggio. Urzi, grandissima puntazzata, come si suol dire in gergo, e viene messa così dentro con Mangione che tocca ma non riesce a bloccare. 2-1, davvero un bel tiro, ma Mangione qua forse ha anche le sue colpe. 2-1, nella ripresa subito Super Catania in avanti che vanno a pressare. Quando siamo al 15° della ripresa, Amore mette in mezzo, si gira Profumi e batte così ancora Mangione. 2-2, che partita, davvero eccellente. Rivediamo dal replay la bella azione dei Super Catania, che approfittano dell'occasione disponibile. Bravissimo Amore a vedere Profumi, che poi ne controlla un eccellente, ma riesce molto bene a recuperare. Super Catania che spingono ancora. Quando siamo al 40° minuto circa, rubano palla con un pressing davvero asfissiante. Ancora occasione, palla messa dentro, e poi c'è il velo dell'attaccante che lascia entrare la palla in rete, e il gol viene attribuito ancora a Profumi, che davvero regala così la rimonta ai Super Catania. Rivediamo la bella azione, va Profumi con la punta e poi Fabio forse prova a toccare ma non lo tocca, quindi il gol è suo. Ma nel finale, incredibile errore dei Super Catania, si fa rubare il pallone così, palla, e da là non può perdonare Bonnici, e Fogliano è battuto 3-3. E ci credono gli Sepino giustamente nel pareggio, ma l'errore qua dei Super Catania è imperdonabile. Normalmente là si tende a spazzare, soprattutto quando si sente la fatica. Un 3-3 comunque giusto, soprattutto per come si svolta la partita. E adesso il girone B sembra essere davvero nelle mani degli Aurora, che solo loro possono perdere.